Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Cielo, volume 3, capitoli 65-66, 25 aprile e 1 maggio del 1900. Questa mattina, avendo fatto la santa comunione, mi pareva che il confessore mettesse l'intenzione di farmi soffrire la crocifissione, e all'istante ho visto l'angelo custode che mi distendeva sulla croce per farmela soffrire.
Dopo ciò ho visto il mio dolce Gesù che tutta mi compativa e mi ha detto: Il tuo refrigerio sono io. Il mio refrigerio è il tuo patire. E mostrava un contento indicibile del mio patire e del confessore che con l'ubbidienza che mi aveva dato di soffrire gli aveva procurato quel sollievo. Poi ha soggiunto: Siccome il sacramento dell'Eucaristia è frutto della croce, perciò mi sento più disposto a concederti il patire quando ricevi il mio corpo. Perché vedendo te patire, mi pare che non misticamente, ma realmente continua in te la mia passione a pro delle anime. E questo è per me un grande sollievo, perché raccolgo il vero frutto della mia croce e dell'Eucaristia. Dopo ciò ha detto: Finora è stata l'ubbidienza che ti ha fatto soffrire. Vuoi tu che io mi diverta un poco con rinnovarti di nuovo la crocifissione di propria mia mano? Ed io, sebbene mi sentivo molto sofferente ed ancora freschi i dolori della croce, rinnovatemi, ho detto, Signore, sono nelle vostre mani, fate di me ciò che volete. Allora Gesù, tutto contento, ha incominciato a conficcarmi di nuovo i chiodi nelle mani e nei piedi. Vi sentivo tale intensità di dolore che non so io stessa come sono rimasta viva. Ma io però ero contenta perché contentavo Gesù. Onde dopo che mi ha ribattuto i chiodi, mettendosi a me vicino, ha incominciato a dire: Quanto sei bella, ma quanto più cresce la tua bellezza nel tuo patire, oh come mi sei cara, i miei occhi restano feriti nel guardarti perché scorgono in te la mia stessa immagine. E diceva tante altre cose che sarebbe inutile il dirle. Prima perché sono cattiva, secondo perché non vedendomi quale il Signore mi dice mi sento una confusione ed un rossore nel dire queste cose. Onde spero che il Signore mi farà veramente buona e bella, ed allora, scemando il mio rossore, potrò descrivere il tutto. Ma per ora faccio punto. Avendo fatto la Santa Comunione, il mio dolce Gesù si è fatto vedere tutto affabilità. Siccome pareva che il confessore mettesse l'intenzione della crocifissione, la mia natura ne sentiva quasi una ripugnanza a sottomettersi. Il mio dolce Gesù per rincuorarmi mi ha detto: Figlia mia, se l'Eucaristia è la caparra della futura gloria, la croce è lo sborso come comprarla. Se l'Eucaristia è seme che impedisce la corruzione, ed è come quelle erbe aromatiche che ungendosi i cadaveri non ne restano condotti e dona l'immortalità all'anima e al corpo, la croce li abbellisce ed è tanto potente che se c'è contrazione di debiti se ne fa mallevatrice. Con maggior sicurezza si fa restituire la scrittura del debito contratto, e dopo che ha soddisfatto ogni debito, forma all'anima il trono più sfolgorante nella futura gloria. Ah sì, la croce e l'Eucaristia si avvicendano insieme, e una spera più potentemente dell'altra. Spera. Qui si deve intendere nel senso di opera più potentemente dell'altra. Poi ha soggiunto: La croce è il mio letto fiorito. Non perché non soffrivo spasimi atroci, ma perché per mezzo della croce partorivo tante anime alla grazia. Vedevo spuntare tanti bei fiori che producevano tanti frutti celesti. Quindi, vedendo tanto bene, tenevo a mia delizia quel letto di dolore e mi dilettavo della croce e del patire. Anche tu, figlia mia, prendi come delizia le pene e dilettati di starsi crocifissa nella mia croce. No, non voglio che tema il patire, quasi volessi operare da infingarda. Su, coraggio, opera da valorosa e disponiti da te stessa al patire. Mentre così diceva, vedevo il mio buon angelo custode che stava preparato per crocifiggermi, ed io da me stessa ho disteso le braccia e l'angelo mi crocifiggeva. Godeva il buon Gesù del mio patire e quanto ne ero contenta io, da che potevo dar gusto a Gesù pur essendo un'anima così miserabile. Mi pareva che fosse un grande onore per me il patire per amore suo. In questi due paragrafetti ci sono degli insegnamenti molto importanti sia sull'Eucaristia, che è chiamata da Gesù in tanti modi distinti,
In entrambi i paragrafi che ci fanno penetrare un po' meglio dentro questo mistero e la connessione anche di questo mistero con la dottrina della croce. Il Signore continua ad allietare questi primi passi quaresimali, ecco, con questi scritti davvero edificanti che noi ovviamente dobbiamo traslare nel nostro ordinario, ecco, perché non è molto frequente che un angelo o il nostro Signore Gesù Cristo o qualche fenomeno particolare faccia sentire nella nostra carne la crocifissione, ecco, e uso un eufemismo dicendo che sono cose del tutto singolari e straordinarie queste, però cosa molto più frequente, sorella sofferenza, sorella croce trova dei modi continui per poterci visitare. Per certi aspetti, ovviamente fermo restando lo straordinario rispetto e certamente la straordinarietà delle sofferenze che vivono queste anime, però per certi aspetti le croci ordinarie, specialmente quelle che vengono dalla cattiveria delle altre creature, che agiscono istigate, ecco, dal demonio, ma dentro però l'orizzonte delle divine permissioni, dei divini voleri, questo dobbiamo sempre tenerlo presente, come dire, è certamente cosa meno edificante, insomma, che almeno apparentemente, no? Sicuramente i chiodi sulle carni faranno molto molto più male, però che te li mette Gesù e che lui è contento di questa cosa, credo che darebbe molta consolazione. Invece quando vediamo la cattiveria di una persona che si scaglia contro di noi, dobbiamo fare tanti atti di fede, perché noi vediamo soltanto una persona cattiva che ci fa del male, ci procura del male, no? Quindi non dobbiamo fare questo sforzo di leggere tutto questo nell'orizzonte della fede. Andiamo con ordine. Gesù ha detto anzitutto che i contesti di tutte quante queste comunioni c'è sempre questo confessore che mette l'intenzione della crocifissione. E Gesù dice queste bellissime parole: anzitutto, il tuo refrigerio sono io, il mio refrigerio è il tuo patire. Primo grande insegnamento, come dire, che fa un po' da overture, da introduzione, no? Cioè, Gesù si comunica e si dà ad un'anima tanto quanto quell'anima è capace di soffrire e offrire per lui. È inevitabile ed è giustissimo che sia così, nel senso che il nostro Signore agisce con infinita giustizia, sapienza e perfezione, cioè la sua misericordia, come noi sappiamo, è per tutti, nessuno escluso. Basta che ci sia qualcuno che riconosca i peccati come tali, se ne penta e chieda perdono e troverà misericordia. Le benedizioni, diciamo così, e le grazie ordinarie sono per i giusti, ecco, cioè per coloro che non soltanto si sono pentiti dei peccati, ma cominciano a vivere nella sua amicizia, quindi osservare i comandamenti e a praticare le virtù cristiane. Questi hanno una vita di benedizione, di grazie che il Signore concede. L'intimità con Gesù è proporzionale al tasso non solo di purificazione dell'anima, ma anche a quanto poi la persona comincia a darsi. Perché c'è questa legge, cioè, è la legge dell'amore, nell'amore divino Gesù dice: a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, a chi non ha sarà tolto anche quel poco che ha, o peggio in altri casi quel poco che crede di avere. E io ho sempre pensato, questa è un'opinione mia, certamente non ballerina, ma fondata anche su queste cose che si leggono e che si ascoltano da tanti santi, che per Dio vale, ecco, la famosa frase dantesca amor che a nulla amato amar perdona, cioè è evidentissimo che Gesù cerca in noi creature degli interlocutori di amore, ed è evidentissimo che se si entra in questo dialogo, un dialogo profondo, no? Perché insomma Gesù
dalla croce, leggevo ieri in una meditazione della Beata Angela da Foligno durante la Via Crucis, dice a tutti noi: guarda che io non ti ho mica amato per scherzo. Quindi l'ha detto anche qui, no? Cioè io stavo conficcato in croce e stavo soffrendo i tormenti, però questi tormenti mi producevano delizia, non certo perché non soffrivo spasimi atroci, ma perché ne vedevo i frutti. Quindi la croce è, come dire, l'attestato supremo, ecco, insuperabile dell'amore di Gesù per noi. E noi attestiamo l'amore nostro per Gesù se siamo capaci di soffrire un pochino per lui. Quindi questo è assolutamente indubbio. Gesù ne dà come, la dà come identikit, come condizione necessaria per il suo discepolato, che vuol venire dietro di me e negli se stesso prende la sua croce e mi segue. Perché come Gesù ti ha mostrato il suo amore per te, soffrendo per te, e così tu dimostrerai il suo amore per lui, il tuo amore per lui, soffrendo per lui. E se questo farai, avrai lui come refrigerio. Se invece preferirai non soffrire per lui, cosa che sei padronissimo di fare, contentarti dei diletti, delle consolazioni del mondo, quello avrai. Certamente se farai una vita di fedeltà al Signore, comunque avrai comunque una benedizione, delle grazie proporzionate al tuo tasso di unione con Lui. Ecco, quindi questo dobbiamo sempre ricordarlo, no? Quindi penso che sia molto importante farlo. Ecco, dopodiché ha soggiunto: il sacramento dell'Eucaristia è frutto della croce. Perciò mi sento più disposto a concederti il patire quando ricevi il mio corpo. E qui Gesù fa indirettamente una lectio muta e magistralis sulla Santa Messa, anche, no? E anche sull'Eucaristia, come insegna la Chiesa adesso, e soprattutto la comunione fatta durante la Santa Messa, no? In particolare sono le norme che disciplinano la comunione sotto le due specie, che adesso nel rito nuovo è possibile amministrarla, che dicono una cosa molto bella, cioè che quando si dà la comunione sotto le due specie, che ovviamente non aggiunge nulla alla pienezza di grazia che si riceve anche con un frammento di ostia, però da un punto di vista di segno appare meglio, no, perché tu vedi il corpo e il sangue che sono separati, quindi uniti in questo gesto dell'intinzione. E quindi ti ricordi che Gesù ha versato sangue sulla croce attraverso il segno chiaramente della doppia specie, e dice che farlo in questo modo esprime meglio a livello di segno la partecipazione al sacrificio in atto. Bellissima questa cosa. Perché la Santa Messa non è una festa o un banchetto o tutte quante queste cose qui. L'essenza della Santa Messa, ecco, che è la cosa più grande, che è la rinnovazione, o con un termine teologico più preciso, ripresentazione sacramentale, cioè attraverso il sacramento e non attraverso il corpo fisico di Gesù, ma dello stesso sacrificio della croce. Paolo VI, ecco, diceva assai egregiamente nella Mysterium Fidei, quando cominciavano, insomma, alla fine degli anni 60 a circolare teorie ballerine, che l'unica differenza che c'è tra l'offerta di Gesù cruenta sulla croce e quella incruenta della messa è il modo diverso di offrirsi. Sulla croce Gesù ha versato fisicamente il sangue soffrendo i tormenti. Durante la Santa Messa non c'è spargimento cruento di sangue, Gesù non soffre, ma la stessa situazione che c'era nel Calvario si rende presente qui ed ora. Uguale, non è un simbolo, non è un ricordo o una rappresentazione. Ed ecco che fare la comunione dentro la messa, ecco, indica proprio il fatto che io, come sempre insegna la Chiesa, ricevo Nostro Signore in stato di vittima, però. Ecco perché, per esempio, il rito romano, prima della comunione, introduce il rito della pace, non lo scambio della pace. Perché lo scambio della pace,
come ha ricordato recentemente il cardinal Müller, con una bellissima istruzione controfirmata da Papa Francesco, ovviamente come tutti i documenti ufficiali della Congregazione della Dottrina della Fede, questa è vecchia di un paio d'anni, se non ricordo male. Il gesto della pace è facoltativo e non va stravolto come fanno adesso con i canti della pace. Comunque, basta leggere l'istruzione per vedere tutte quante le norme che la Chiesa ha dato. Però ne ha anche sottolineato l'importanza teologica. Se tu non stai in pace con tutti, tu non puoi andare a fare la comunione, ma per un motivo molto semplice. Cioè, tu ti vai a comunicare con Cristo crocifisso, con colui che stava in croce pagando per peccati non suoi, capito? Perdonando i suoi assassini. Vedendo sotto la croce la madre che stava morendo di dolore e non concependo nel cuore sentimenti di astio, di rivalsa, di sdegno, ma solo amore e misericordia. Per cui qualunque cosa fosse, se tu non stai in pace con tutti, tu non puoi azzardarti. Se lo fai, fai una cosa bruttissima, d'accordo? Perché c'è proprio una contraddizione in termini, cioè tu accogli Dio innocente e immolato con amore e per amore, per peccati non suoi, dentro un cuore che non è capace di perdonare. Ma che cos'è sta roba? Ecco perché per fare la comunione la Chiesa ha sempre insegnato che bisogna stare in grazia di Dio. Perché non stare in grazia di Dio significa fare un'orribile contraddizione in termini propri. E quindi commettere il peccato più grave che si possa commettere, che è appunto il sacrilegio eucaristico, no? Quindi c'è questo strettissimo legame tra l'Eucaristia e la croce, quindi vuol dire anche che nutrirci dell'Eucaristia, tra gli effetti principali che ha, è proprio darci la forza per salire meglio, abbracciare meglio, amare meglio le nostre croci. Perché noi andiamo per questo a messa, facciamo per questo la comunione. Ecco. Poi è interessante, insomma, vedere che l'espressione di Gesù, vuoi tu che mi diverta un poco con rinnovarti di nuovo la crocifissione, ti do la mia mano. Ovviamente queste frasi vanno intese correttamente, no? Nel giusto senso. Non è che Gesù si diverta a vedere soffrire il prossimo, no? Quindi penso che non sia bisogno di fare questa puntualizzazione. Per un'idea di questo genere sarebbe semplicemente blasfema e grossolana, no? È chiaro che Gesù trae soddisfazione grande, consolazione grande da quello perché? Perché si rivede nella sua vittima. I miei occhi restano feriti nel guardarti perché scorgono in te la mia stessa immagine, cioè attraverso quel gesto, in quel momento Luisa sta rendendo presente ancora sulla terra la passione di Gesù e questo, oltre che a purificare grandemente e ad abbellire grandemente l'anima della persona interessata, procura una quantità sterminata di bene che ridonda a beneficio della Chiesa e del mondo intero e alla salvezza delle anime. Ecco perché. Nel secondo capitoletto Gesù usa altri termini ancora per descrivere l'Eucaristia, no? Per esempio, bellissimo, caparra della futura gloria. Quindi l'Eucaristia è la caparra della futura gloria, perché se tu, quando fai la comunione, entri in intimità profondissima con Gesù, tu sei unito a Lui, e per un quarto d'ora. Dobbiamo sempre ricordarlo, Gesù è realmente dentro di te, tu sei fuso, la tua anima è fusa con la sua. Che cosa sarà la beatitudine? La beatitudine sarà una vita di fusione totale in Dio, questa sarà la beatitudine di amore, beatificante, dice la Chiesa, è letificante. E quindi la comunione è realmente un anticipo del paradiso. Ecco. La caparra della futura gloria, però la croce è lo sborso per comprarla. Cioè, adesso noi siamo nel tempo di Quaresima e il tempo di Quaresima è l'immagine della vita terrena a tutti quanti i cattolici, a tutti quanti, molti cattolici e anche non cattolici. Piace di più la Pasqua, è il tempo di Pasqua, ma la Pasqua è il tempo di Pasqua, io dico sempre ai miei fedeli: è la raffigurazione della vita che verrà dopo quella terrena. Certamente che noi qui pregustiamo, ecco, nella speranza e nella fede. Però la Quaresima è la palestra per vivere bene la vita terrena. Quindi quello, come dicono i santi e i maestri di spirito, che facciamo con più sollecitudine, con più solerzia, con più vigore in questo tempo, quindi l'impegno nella preghiera, nella penitenza, nelle opere di carità, va fatto sempre, eh. Non è che si fa in Quaresima e poi si chiude la porta. Cioè,
abbiamo, ecco, le oasi delle domeniche, cioè un cristiano che fa una vita impegnata, seria, insomma, di sequela, nei giorni comuni è abbastanza, come dire, sollecito e solerte nella preghiera, nella penitenza, nelle opere buone, la domenica, ecco, gusta, pregusta un pochino di riposo. Per esempio, fare un digiuno di domenica, anche fosse una domenica di Quaresima, insomma, che sono domeniche comunque un po' stemperate, non sarebbe una cosa ordinariamente fatta bene, no? Perché la domenica è il giorno della risurrezione, è il giorno veramente in cui dobbiamo volgere lo sguardo al cielo e pensare che questa valle di lacrime, ecco, con tutte quante le tribolazioni che comporta, un giorno finirà. E saremo, speriamo, ecco, tra le braccia del Signore, dove ogni lacrima sarà asciugata e dove la croce si trasformerà in gloria. Non ci saranno più sofferenze così come noi le conosciamo, ma tutte quelle che abbiamo offerto e sofferto per amore di Gesù si trasmuteranno in gloria. Questo sì, eh. Poi, ancora, è seme che impedisce la corruzione, sempre l'Eucaristia, bellissimo questo qui. E la corruzione è lo stato dei cadaveri. Che marciscono. Allora, noi se non avessimo la comunione non potremmo, dice San Tommaso d'Aquino, avere la forza per combattere contro il male e quindi per combattere il principio di corruzione che dopo il peccato originale è purtroppo presente instillato nella nostra anima. Quindi questo dobbiamo sempre ricordare, è uno degli effetti della Santa Comunione, cioè dare all'anima il vigore e la forza per combattere il male, per correggere i difetti, per dominare le passioni, eccetera. E attenzione però, anche qui il Signore ritorna a parlare della croce. Allora, l'Eucaristia è seme che impedisce la corruzione e dona l'immortalità all'anima e al corpo, no? Ecco, l'Eucaristia è chiamata dai padri della Chiesa farmaco dell'immortalità. Poi con la postilla che a chi vi si accosta indegnamente da farmaco diventa veleno, tra l'altro giocando sull'etimologia di farmaco, perché farmaco etimologicamente vuol dire proprio veleno, no? Farmacia vuol dire etimologicamente velenaria, per questo con le medicine bisogna andarci piano, perché di per sé stessi le medicine sono veleni, no? Ecco, però è un gioco, no? Quindi farmaco dell'immortalità significa che questa è una medicina che consente di guarire da quelle malattie endemiche che c'hai, che sono il principio della corruzione, la debolezza, la concupiscenza, il disordine delle passioni, eccetera. Diventa veleno perché se stai in stato di peccato mortale, quella medicina non solo che non funziona, ma ti si converte in veleno. Appunto perché la comunione fatta non in grazia è il peccato più grave in assoluto che si possa commettere. Questo è l'insegnamento costante dei maestri di spirito. E poi però dice, attenzione, la croce riabbellisce ed è tanto potente che se c'è contrazione di debiti se ne fa maledatrice, con maggior sicurezza si fa restituire la scrittura del debito contratto e dopo che è soddisfatto ogni debito forma all'anima il trono più sfolgorante nella futura gloria. Qui c'è la dimensione espiatoria della croce, che noi dobbiamo ricordarla perché noi che non siamo anime vittime, noi che non siamo innocenti come Gesù e come Maria, dobbiamo essere fermamente convinti che quando arriva una croce, una tribolazione, c'è anche in essa la possibilità di espiare, di essere purificati dai nostri peccati. Cioè, sotto questo punto di vista, la lezione del buon ladrone, che non casualmente è stato crocifisso a fianco a Gesù, e dice: vabbè, Signore, tu non te lo meriti, ma io sì, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Allora, perché la mediazione sia fruttuosa. Noi ci pensiamo mai quando ci arriva una croce, ma tutto sommato mi sta abbastanza bene per tutto quello che ho fatto, anzi è troppo poco in relazione a quello che ho fatto, cioè me la merito, perché noi pensiamo sempre di non meritarci le sofferenze. Gli uomini dicono sempre: ah, non mi è successa questa disgrazia, ma io non me la merito per quello che ho fatto. Ecco, qui interverrebbe un'altra parola che Gesù ha detto della croce, sulla croce, no? Padre, perdonami perché non sanno quello che dicono. Ecco, perché non c'è nessun essere umano che non si meriti qualche sofferenza, in senso stretto, perché, cioè che non abbia qualche colpa da purificare, a meno che non sia morto martire, insomma. Quindi in questo noi dobbiamo sempre tornare, eh? Sempre tornare. Cioè che per noi,
comuni mortali certamente che cercano di entrare nel regno della divina volontà, che cercano di impegnarsi nella santità, insomma, soltanto chi sente queste meditazioni, insomma, ci avrà un pochino di voglia, insomma, di vivere cristianamente, altrimenti si occuperebbe di altro, non ascolterebbe queste cose. Però noi siamo dei poveri uomini e delle povere donne, come sempre il Papa ci ricorda, guai a chi non si pensa di essere peccatore. Peccatore non vuol dire che attualmente faccia chissà quale grosso peccato, attenzione a non travisare i termini, ma noi siamo, come dire, strutturalmente fatti in questo modo, come diceva il buon San Filippo Neri, basta che il nostro Signore ci tolga un pochino della sua grazia, se stiamo lontano dai peccati gravi, ringraziamo il Signore, umiliamoci davanti a Lui, perché soltanto perché Lui ci riempie di grazia e questo è possibile. Non sono mancati nel corso della storia dell'ascetica e della spiritualità cristiana casi in cui, proprio per dare una lezione alla superbia di qualcuno che si pensava di essere Superman e di poter combattere, che era tutto merito suo, insomma, che fosse così bravo e buono, che il nostro Signore a un certo punto non ha ritirato le correnti della grazia, e quindi permettendo che l'anima cadesse in qualche umiliante colpa perché imparasse che non dipende da lui, ma è dono di Dio. Allora, in questo senso, come dice Gesù, e concludiamo, la croce non va temuta, ma valorosamente dobbiamo disporci ad abbracciarla per tutti quanti i frutti infiniti di bene che produce nella nostra vita, di cui dobbiamo esserne persuasissimi. E ricordare l'ultima cosa, come dice San Pietro nelle sue lettere, beati voi se potete soffrire per Cristo, perché questa è la grazia non solo di credere in Lui, ma anche di patire per Lui. E lui sa fa eco a questo splendido, diciamo così, proclama di San Pietro dicendo: mi pareva che fosse un grande onore per me il patire per amore suo. Ecco, sia lo stesso per ciascuno di noi. Concedici, o Divina Maria, la grazia di poter essere sempre fermamente uniti alle tue disposizioni e al tuo cuore, soprattutto quando ci accostiamo alla Santa Comunione per tutti quanti questi effetti straordinari che produce, e di partecipare alla Santa Messa, come tanti santi hanno raccomandato, con le stesse disposizioni che tu avevi ai piedi della croce, col tuo stesso silenzio, col tuo stesso raccoglimento, col tuo stesso spirito di profondissima adorazione, ecco, non pensando ad altro in quei momenti che al nostro Signore Gesù e all'amore con cui continua ad offrirsi per noi. E quando ci accostiamo alla Santa Comunione, ecco, prendici per mano, accompagnaci, opera con la tua azione e mediazione materna per purificarci da ogni minima macchia e fare che questo incontro con Gesù, che è il massimo che possiamo desiderare in questo mondo, sia sempre più santificante e trasformante. Ecco, disponici soprattutto, ecco, a comprendere il valore soprannaturale della croce, tienici per mano, tu sei sempre una mamma che è una grande consolatrice degli afflitti, che sei, San Luigi ti chiama la mitigatrice delle croci, no, tu sai, il tuo cuore tenero, se potesse ce le risparmierebbe tutte, ma ovviamente la tua perfetta santità, unione con la divina volontà, sa benissimo che questo non è possibile e non è buono. E quindi pur soffrendo, come anche un po' Gesù nel vederci soffrire, ci porti verso la via della croce, perché quella è salvezza per noi, però ci dai anche tante grazie e consolazioni per viverla santamente, ecco, rassegnatamente, oppure con i gradini più alti, amando, desiderando e gloriandoci addirittura della Santa Croce. Aiutaci a vivere così. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.